Allora, buon pomeriggio a tutti, da me e dal collega Alessandro Cecchetti. Questo Colin Focus Day di luglio, prima dell'interruzione estiva, lo dedichiamo a Google Analytics, il nuovo provvedimento del garante che, diciamo, va sul continuo della scia delle tematiche sul trasferimento dati extraeuropei. Ormai è un anno, ora faremo una breve carrellata, che la situazione rispetto al trasferimento dei dati fuori dalla Unione Europea ha avuto delle notevoli attenzioni da parte delle autorità garanti europee, e quindi bisogna fare conti anche con situazioni molto pratiche. L'ultima, appunto, il provvedimento del nostro l'intervento del nostro garante. Allora, brevemente, visto che oggi siete diversi iscritti e ci sono anche aziende che magari non ci conoscono direttamente come altri che partecipano, vi presento brevemente chi siamo. Colin & Partners, società di diritto informatico. Noi siamo sul mercato da circa 20 anni, e ci occupiamo di tutto quello che riguarda tecnologia e diritto, quindi non soltanto privacy, ma anche tutto il tema del diritto informatico, della contrattualistica, le licenze 231, digitalizzazione, quindi tutto ciò che è afferente l'ambito tecnologico rispetto al diritto, sia per le aziende che per gli enti pubblici. Siamo l'unica società europea ad aver certificato una metodologia per analizzare e validare la conformità degli applicativi e dei software al regolamento europeo. Ovviamente la nostra business unit di privacy è la business unit di punta della nostra struttura, anche in considerazione ai recenti sviluppi, insomma, che la materia ha avuto, benché, appunto, ce ne occupiamo addirittura dal 2003. Oggi parleremo del trasferimento dei dati a livello extraeuropeo, questo provvedimento del garante. Abbiamo deciso col collega di fare una brevissima carrellata storica su quelle che sono un po' le nozioni di base rispetto a questo tema del trasferimento. Cioè, noi parliamo di trasferimento dati extraeuropei ogni volta che dei dati di cittadini europei, in occasione di relazioni business to consumer o business to business, vengono comunque trasferiti o in transito o con un trattamento direttamente effettuato su un paese extraeuropeo. Quindi Noi oggi anche parleremo soltanto acceduti, eh? soltanto anche con accesso da paesi extraeuropei, quindi quando un trattamento può essere effettuato da un paese extraeuropeo. In sostanza, nella definizione, diciamo, del trasferimento, noi non parliamo soltanto di paesi extraeuropei, come oggi vedremo, Stati Uniti, ovviamente parliamo della Cina, parliamo di San Marino, parliamo della Svizzera, parliamo adesso del Regno Unito, con il tema della Brexit, quindi tutti quei paesi non afferenti alla comunità europea. Questo perché? Perché il regolamento, ovviamente, prevede, essendo un regolamento, prevede per tutti i paesi europei un tema di accountability, di misure di sicurezza e misure organizzative, e laddove non siano garantiti i medesimi diritti previsti dal regolamento europeo per cittadini europei, ovviamente innalza tutta una serie di elementi che possono consentire il trasferimento solo al ricorrere di determinate garanzie. Quindi il trasferimento è consentito solo laddove il titolare o il responsabile vadano a rispettare quelle che sono le indicazioni del regolamento europeo. Quali sono queste indicazioni? Il trasferimento dei dati può essere effettuato laddove vi siano delle decisioni di adeguatezza, quindi laddove vengono stabilite delle regole di reciprocità rispetto alla tutela del dato, quindi siano riconosciuti gli stessi principi che sono di tutela riconosciuti a livello europeo, laddove vengano stabilite all'interno dei gruppi delle bandi corporate rules, quindi delle regole di gruppo che consentano di rispettare i principi del regolamento europeo, o con delle clausole tipo di protezione che siano state adottate dalla Commissione europea. Quindi ci sono delle condizioni estremamente rigide, tassative, stabilite dal regolamento europeo, fuori dalle quali il trasferimento è un trasferimento non valido, non lecito, che può essere bloccato in qualsiasi momento e che può comportare poi anche, ovviamente, delle sanzioni.
Diciamo, il tema in particolare non è che sia nato con la sentenza di cui ormai parliamo da un paio d'anni e che ora andremo a ricordare. Ovviamente noi parliamo di una normativa che è entrata in vigore nel 2018, che ha obbligato aziende e pubbliche amministrazioni a mappare tutti i trasferimenti a livello extraeuropeo. Purtroppo ci sono dei passaggi che in particolare le aziende private si sono un po' perse nella pratica, non solo l'andare a mappare nel momento in cui è entrato in vigore il regolamento, ma anche nel mantenere questa mappatura, andando a fare delle valutazioni anche nel momento in cui si vanno a concludere degli accordi, e quindi anche in fase preliminare di valutazione, nella conclusione, nell'acquisizione di servizi rispetto alla extraterritorialità europea. Ma il tema in particolare è riemerso violentemente con la sentenza che abbiamo visto essere stata emanata proprio nel luglio, ormai sono quasi 2 anni del 2020, a seguito di un reclamo effettuato presso l'autorità garante nazionale irlandese contro Facebook in relazione all'illegittimità dei trasferimenti dei dati appunto trasferiti da Facebook, che ha sede negli Stati Uniti, perché in sostanza è stato lamentato e poi è stato acclarato dalla Corte di Giustizia europea, non poteva essere esclusa l'accessibilità delle autorità statunitensi ai dati di cittadini europei trattati da Facebook nel momento in cui fossero entrati nel perimetro statunitense, e quindi andando completamente in contraddizione con i principi europei, per cui ai cittadini deve essere garantita una totale trasparenza. Alessandro, metti muto perché si sente, non so se sei te o chiedo a Valentina di verificare perché si sente della confusione del sottofondo. Andando così a violare quello che è un principio basilare, cioè una totale trasparenza anche relativamente all'accessibilità anche delle autorità pubbliche verso il trattamento dei dati dei cittadini europei. Quindi andando a denunciare il reclamo di Schrems, andando a denunciare la mancanza di queste garanzie nel trattamento effettuato, ha avuto pienamente ragione dalla Corte di Giustizia europea, e ha aperto ovviamente una tematica piuttosto corposa e problematica relativamente a questo trasferimento, che poi ha comportato ovviamente una inadeguatezza del Privacy Shield, che era andato a sostituire sei firewall precedenti, cioè gli accordi di reciprocità sussistenti con gli Stati Uniti, e che quindi ha aperto dal punto di vista normativo, una discussione molto importante sull'inadeguatezza di tutte quelle che sono state le regole sotto le quali si sono effettuati i trattamenti sino a luglio del 2020, andando anche a porre delle difficoltà pratiche non banali per le aziende e le pubbliche amministrazioni laddove questi trasferimenti fossero in essere. Ovviamente noi ne parliamo e anche oggi riandremo a parlare degli Stati Uniti, ma io vi ricordo e avremo modo di sottolinearlo per l'ennesima volta, perché ci si concentra poi su alcune tipologie di responsabili ex europei, ma il panorama non riguarda solo USA, ma il panorama riguarda tutti gli stati ex europei. Quindi quello di cui noi oggi parliamo riguarda sostanzialmente tutti i trasferimenti dati fuori dai confini europei, non solo verso gli USA. L'importante Dicevamo. quindi, scusa Vale, è chiarire che quello che viene confermato in questa sentenza è che non c'è un problema di sicurezza del dato, è un discorso culturale quello che entra in gioco, cioè il fatto che gli Stati Uniti, per ragioni legate alla sicurezza pubblica, impongano alle aziende, quando i dati arrivano dall'altra parte, di accedervi indistintamente per ragioni di sicurezza. Quindi non stiamo parlando di cybersicurezza, protezione del dato, è un discorso culturale, questo è quello che rileva rispetto alla sentenza. Sì, di tutela proprio dei diritti, tanto che la Corte di Giustizia quello che ha stabilito è che le leggi americane in materia di sicurezza loro interna comportano comunque una limitazione molto importante dei diritti degli interessati, per cui gli interessati non hanno neanche la possibilità di andarsi ad azionare da un punto di vista di tutela presso le sedi giudiziarie per quanto riguarda i propri diritti, e quindi evidentemente per come è conformato il sistema statunitense non dà una protezione, una garanzia di trasparenza egalitaria rispetto a quella europea. Bisogna dire che nel 2018 ci sono stati
stati, con l'entrata in vigore del regolamento, anche dei movimenti molto importanti dal punto di vista statunitense. La legge californiana è stata la prima sotto il profilo della privacy per avvicinarsi alle regole europee. C'è stato anche proprio su Facebook una richiesta di presentazione al congresso del fondatore, proprio per andare a capire anche determinati trattamenti, violazioni, diritti, come venivano gestiti rispetto alla tematica, ma poi c'è stato un arresto totale. Ignorando se sia un tema rapportabile a una questione pandemica piuttosto che a un interesse effettivo degli Stati Uniti di mantenere appunto culturalmente la gestione dei dati come fino ad oggi l'hanno gestita, perché appunto un'apertura c'era stata a suo tempo, ma allo stato attuale queste garanzie non ci possono essere. Quindi questo è il punto di partenza culturale, sociale, normativo rispetto ai rapporti con gli Stati Uniti. La sentenza che cosa ha stabilito sostanzialmente? Ha stabilito tutta una serie di elementi di contraddizione rispetto alla tutela prestata dal legislatore europeo, andando quindi in qualche maniera a invalidare tutto quello che era il contenuto di reciprocità previsto dal Privacy Shield. E quindi anche laddove le aziende, gli enti fossero andati ad adottare degli standard contrattuali per garantire comunque che venisse poi riportato sulla parte statunitense l'onere di andare a gestire dati in una determinata maniera, è ovvio che sarebbero state clausole nulle. Sufficienti, perché avrebbe prevalso comunque l'autorità pubblica statunitense nella possibilità di andare a controllare senza nessun tipo di sotto questo profilo di possibilità di intervento del cittadino europeo i dati proprio per tematiche prevalenti di sicurezza nazionale. La sentenza, quindi, che tipo di conseguenze ha apportato? Ovviamente è stata una sentenza che si è ripercossa integralmente su tutta la realtà europea, per cui ha reso non più validi tutti quei trasferimenti effettuati attraverso l'applicazione del Privacy Shield, non ha ritenuto più sufficienti le clausole contrattuali standard per la prestazione delle garanzie e ha anche dichiarato non sufficienti tutte le garanzie prestate attraverso le regole stabilite tramite le bande in corporate rules, attraverso gli accordi interni infragruppo tra le aziende, appunto con sede in Europa e sede negli Stati Uniti, perché sarebbero comunque state superate in caso di controlli o necessità dalle autorità pubbliche statunitensi. In questo caso sono comunque a seguito, diciamo, del luglio 2020 ci sono state delle proposte di rimedio, quindi anche delle garanzie alternative rispetto a quelle proposte dal Privacy Shield, la necessità di andare a mappare e valutare anche le varie casistiche rispetto alla tipologia dei dati, quindi anche all'invasività e ai rischi rapportati alla tipologia dei dati, fino ad arrivare a tutta una serie di deroghe previste anche dall'articolo 49 rispetto anche alla trasparenza, agli accordi con l'interessato, per poter avere poi degli elementi anche di via d'uscita e poter andare a sanare e poter andare a salvare il trasferimento extraeuropeo, tra cui il tema anche è stato analizzato anche il tema dell'occasionalità dell'applicazione della deroga anche in caso di assenza di vincoli di business. Questo per dire che cosa? Che comunque la sentenza Schrems ha aperto tutta una serie di riflessioni e tutta una serie di problematiche che in maniera piuttosto copiosa poi hanno travolto integralmente tutte le relazioni di business con gli Stati Uniti e chiaramente sono anche state lette come manovre anche di natura economica Certo. rispetto alla gestione dei dati infraeuropei. Naturalmente quando si parla di valutazioni caso per caso non si intende, è una valutazione caso per caso della normativa sulla protezione dei dati nel paese ricevente i dati, ma si parla di una valutazione caso per caso dell'intero complesso normativo, regolamentare, addirittura si fa riferimento alle sentenze dei giudici nazionali che sono presenti all'interno di quello Stato e che teoricamente possono essere in grado di creare e arrecare un pregiudizio ai dati dei cittadini europei. Va da sé che chiaramente è un'attività di una complessità enorme, no? Naturalmente, conoscere l'uscibile di una giurisprudenza normativa di uno Stato estero, già negli Stati Uniti, che comunque è uno Stato abbastanza, diciamo, frequente nelle attività, ma pensate a tutti gli Stati esteri, extraeuropei, che teoricamente possono ricevere dati, non è affatto banale, insomma.
Tra le misure, diciamo, adottabili in caso di esito negativo, anche la possibilità di ricorrere alla notificazione all'autorità di controllo. Quindi, diciamo, si sono poi comunque succedute tutta una serie di proposte, di alternative, in modo da poter proseguire, attuare o avviare comunque questa, tipologia di trasferimento. In un momento in cui storicamente, a 2 anni dalla sentenza, dal provvedimento del garante irlandese, comunque si cominciavano a dipanare un pochino le questioni relative al trasferimento con non poche difficoltà, ora è intervenuto un ulteriore provvedimento dell'autorità garante italiana in questo caso. Nel caso di specie, un reclamo presentato da un interessato italiano nei confronti di Caffeina Media, la quale utilizzando Google Analytics avrebbe, lamenta l'istante, trasferito i dati di questo interessato verso gli Stati Uniti in assenza delle garanzie previste comunque dal regolamento europeo. La parte importante di questo provvedimento, che inizialmente intanto andiamo a ricostruire in fatto per dare quelli che sono gli elementi che devono essere attenzionati in una valutazione di quelle che sono poi delle possibili soluzioni a questo provvedimento, che parliamoci chiaro, è di un impatto enorme per le aziende italiane ed europee, perché poi comunque il garante ha riportato quelle che erano delle interpretazioni che già ha fatto anche, ad esempio, anche il CNIL francese, che è una delle autorità più importanti a livello europeo. Quella che deve essere attenzionata è da che cosa prende avvio, cioè intanto prende avvio da un reclamo, quindi una persona che va dal garante e gli dice che c'è qualcosa che non torna. Che cosa non gli torna? Appunto, come diceva Valentina, che il sito Caffeina Magazine trasferiva i dati negli Stati Uniti, a Google sostanzialmente. Questo signor X, che ha presentato il reclamo, noi riportiamo anche cosa sta accadendo in pratica post provvedimento, perché su tantissimi nostri clienti, probabilmente è arrivato anche a voi o comunque a qualcuno dei partecipanti a questo webinar, una persona in particolare sul web ha cominciato a mandare delle istanze di accesso e di cancellazione relativamente al proprio IP. Questa è proprio la bozza della mail inviata, dove l'oggetto appunto è uso illegittimo di Google Analytics, richiesta di rimozione ex articolo 17 del GDPR, cioè questa persona sta tappezzando sostanzialmente i siti italiani dicendo di questo è il mio IP, tu hai installato sul tuo portale Google Analytics, io chiedo la cancellazione dei dati perché il trattamento è illecito. Sulla forma non fa una piega. Non è poi banale andarla a gestire tecnicamente e andare a capire quelle che sono le modalità di riscontro, però formalmente non è così sbagliato quello che sta dicendo. È importante in questa fase preliminare andare ad inquadrare anche quelle che sono i presupposti di questo provvedimento, perché da quando è stato pubblicato, sia noi direttamente dove siamo DPO, di supporto DPO, naturalmente abbiamo fatto attività formativa e informativa rispetto a quelli che sono i contenuti e stiamo fissando delle riunioni per andare a capire quella che è la strada più corretta, perché comunque ci sono delle variabili di business che sono peculiari anche rispetto al cliente. Riportiamo espressamente queste specifiche perché molti dei nostri clienti ci hanno proprio risposto a alcune cose che sono effettivamente dettagliate all'interno di questo provvedimento. Il primo elemento è che Caffeina Media utilizzava Google Analytics nella sua versione gratuita e in molti utilizzano questa versione. La finalità di utilizzo di questa versione gratuita è il perseguimento di finalità statistiche, cioè un'analisi semplicemente aggregata di quello che accade sul portale di riferimento, della società. Quindi, senza entrare nel merito di chi fa cosa sul portale, andando a scendere sulla persona fisica. Il secondo elemento, e questo è molto importante, è che Caffeina Media aveva accettato i Terms of Services di Google, dove fino al 30 aprile 2021, in questi termini di servizio, era espressamente indicato che Google USA ricopriva il ruolo di responsabile del trattamento. Soltanto dal 1 maggio 2021 ha rivestito il ruolo di subresponsabile. Naturalmente non è che cambi tantissimo, perché comunque sia, nel primo caso era, diciamo, un accedente immediato rispetto ai dati. Come subresponsabile, teoricamente ci può accedere con un passaggio in più, quindi passando da Google Irlanda, però ci può comunque accedere.
Qual era la base giuridica che giustificava il trasferimento? La base giuridica erano le standard contractual clauses, quindi le clausole contrattuali standard, quelle che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato non sufficienti per andare a garantire un trasferimento che sia rispettoso dei diritti dei cittadini europei. Questi sono l'elenco dei dati raccolti, non ve li sto a leggere, vorrei fare attenzione sull'indirizzo IP, perché in quel provvedimento viene chiarito un elemento tecnico, un aspetto tecnico che deve essere smarcato sin dall'inizio. Una delle questioni che si è posta è: ok, inizialmente Caffeina Magazine non lo faceva, ma successivamente ha fruito di un tecnicismo che mette a disposizione Google tramite Google Analytics, ossia di utilizzare una funzionalità DP Anonymization. Questa funzionalità DP Anonymization sostanzialmente andava a non trasmettere a Google una parte dell'IP del soggetto navigante. Questa parte non era attivata, ripeto, quando è stata attivata, è stato avanzato il reclamo, ma questo fa poca differenza, perché in questo provvedimento, come è normale che sia, viene detto: a prescindere che ci sia stato l'IP anonymization prima o dopo il reclamo, anche con l'IP anonymization il dato che vede Google è un dato identificativo, perché Google ha a disposizione anche altre informazioni, e l'ho riportato virgolettato, altre informazioni complessivamente detenute, che permettono a Google di identificare potenzialmente il navigante. Quindi, quando si parla di finalità statistiche, versione gratuita, indirizzo IP anonimizzato, questi non sono elementi sufficienti a far dire che il dato del navigante è un dato anonimo. Si sta parlando di dato identificativo. E questa è la cosa che deve essere chiarita sin dall'inizio, perché non può essere una strada percorribile quella di dire il dato è anonimo, il dato è identificativo. Alessandro, scusami, ti segnalo che c'è qualche problema sulle cuffie perché si sente La molto camicia. rumore di. Mi tappo allora. Darsi se la capisce. Meglio. Vabbè, scusami. Ok. Ora te lo dico strada facendo, vediamo cosa Va, succede. Vabbè. tienimi informato. Vabbè. Allora, che cosa riporta Caffeina Magazine all'interno dell'istruttoria? Questo lo riportiamo perché da legali esperti nella materia alcune cose che vengono, alcuni elementi di risposta all'autorità garante sono logiche e la maggior parte dei legali, esperti in materia, avrebbero provato a buttarla su quella strada, insomma, per essere chiari. Intanto il primo elemento che viene chiarito è che Caffeina Magazine non ha visibilità del dettaglio dei dati e non può descrivere le tipologie. Quindi Caffeina Magazine dice: io non vedo i dati, so talmente poche cose che non riesco ad accedere addirittura a quelle che sono le tipologie di dati che Google tratta. Caffeina Magazine risponde anche che vede soltanto i dati statistici e che non vede un dato grezzo, quindi non vede il dato indirizzo IP di Valentina Frediani che naviga. Gli viene detto che Google vede soltanto degli pseudonimi, questo l'abbiamo detto ora, un dato pseudonimo è un dato identificativo. Chiarisce anche che Caffeina Magazine non ha un livello di autonomia tale da poter andare a dettare misure ulteriori o specifiche rispetto a quanto Google va a chiarire nei propri termini di servizio. Quindi sostanzialmente va a dire che non ha potere contrattuale. Questa storia del potere contrattuale, quindi piccola chiosa su un altro provvedimento, non è la prima volta che l'affronta il garante. Questo discorso dei termini di servizio il garante l'affronta anche in un provvedimento contro la Sapienza di Roma, che aveva una piattaforma di whistleblowing che era settata male e ha creato le problematiche, insomma, senza scendere nel merito, agli interessati. Una delle eccezioni avanzate dalla Sapienza di Roma è: vabbè, la piattaforma è di un fornitore talmente grande che io non posso andare né a impostare tecnicamente niente, né a concordare qualcosa di diverso negli elementi contrattuali. La risposta del garante è: a me non interessa, avevi ad attivarti o a selezionare un altro fornitore. E è questo che sta dicendo e confermando anche a Caffeina Magazine nei rapporti che ha con Google. Tant'è appunto che sulle attività di audit, perché comunque Caffeina Magazine sappiamo, no, come funziona il regolamento, mappa il rischio, implementa una misura di sicurezza, una misura organizzativa atta a calmierare il rischio, fai attività di audit e di controllo su quello che hai implementato e vallo a modificare se necessario.
appena magazine, quindi avevo anche l'obbligo di andare a controllare quello che Google stava effettuando e che gli aveva chiesto all'interno dei termini di servizio. Anche questo, naturalmente, Caffeina Magazine non aveva il potere di effettuarli, glielo va a eccepire. Quindi, sostanzialmente, queste sono alcune delle principali eccezioni. L'ultima è Caffeina Magazine, sostanzialmente, va a rispondere. Non è dimostrabile, sostanzialmente, che nonostante Google Stati Uniti rivestisse il ruolo di responsabile esterno, non è dimostrabile sostanzialmente che questi dati siano effettivamente stati acceduti oppure no. Però c'è una potenzialità, c'è un subresponsabile, quindi se contrattualmente viene detto che c'è un subresponsabile, vuol dire che potenzialmente quel responsabile ci accede, altrimenti il subresponsabile non sarebbe presente all'interno dei termini e le condizioni di servizio. Questo è uno degli elementi molto importanti perché nelle sentenze, nelle FAQ, nelle indicazioni che sono state date post sentenza, post Schrems 2, si suggerisce ai titolari del trattamento, o comunque chi effettua il trattamento, di andare, come dicevamo prima, intanto a effettuare una valutazione sull'idoneità dell'intero sistema giuridico, normativo, regolamentare e giurisprudenziale del paese. Che riceve i dati e laddove si è ritenuto adeguato di andare ad implementare delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative atte ad aumentare il livello di sicurezza del dato del cittadino europeo. Le misure di sicurezza organizzative che Google chiarisce sono quelle che vedete indicate nella parte finale della slide. Quindi Google andava a chiarire che ci sarebbe stata una comunicazione preventiva dell'accesso, che ci sarebbe stata una valutazione della legittimità dell'accesso da parte dell'autorità pubblica da parte dei cittadini europei, eccetera, eccetera, eccetera. Ma c'è un elemento che queste misure organizzative le mina alla base. Cioè, in quel provvedimento il garante dice: sì, ok, tu hai inserito e hai previsto delle misure organizzative, documentali, di trasparenza, eccetera, eccetera, per garantire i diritti del cittadino europeo. Ma c'è un qualcosa che tecnicamente le cassa tutte, cioè il fatto che la misura tecnica che tu hai adottato era la cifratura dei dati in transito e a trace, cioè quando vengono comunicati e quando vengono storati sostanzialmente. Dove sta l'inghippo? L'inghippo sta che nei sistemi di Google la chiave per decrittare questi dati ce l'ha Google e quindi se ha la chiave per decrittarli chiaramente ci può accedere quando vuole. Quindi è inutile che vai a introdurre le misure organizzative che sono sostanzialmente rase al suolo dalla potenzialità di accesso perché tu Google hai la chiave per andare a decifrare i dati che tu vai a crittografare. E anche questo è importante. Quindi nel provvedimento viene detto a Caffeina Magazine che le misure supplementari non sono idonee, sostanzialmente. Alessandro, scusami, si continua a sentire pesantemente il rumore. Bisogna che tu tenga il microfono con la mano fermo, altrimenti è un disturbo notevole. Vabbè. Posso cambiare slide? Ok. Che cosa eccepisce Google, scusate, il garante a Google? Allora, intanto gli va a chiarire l'illiceità del trattamento, quindi il trattamento non è conforme. Al punto B, ingiunge a Caffeina Magazine di conformarsi al capo 5 del regolamento europeo. Ma conformarsi come? Cioè, materialmente, Caffeina Magazine, in un trattamento dei dati effettuato con Google, da Google, con un trasferimento all'estero, con un fornitore talmente grande sul quale non può imporre niente, che cosa può fare di fatto Caffeina Magazine? Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, che può essere, se vogliamo, anche una chiave di lettura per il punto B, è ordina a Caffeina Magazine la sospensione dei flussi. Sospensione. Quindi il dato di là non ci deve andare, il dato non deve essere accedibile da Google Stati Uniti. Quindi, se vogliamo, indirettamente il conformarsi alla sospensione, perché non si può dire a Caffeina Magazine di andare a combattere contro il governo degli Stati Uniti d'America. Mi sembra abbastanza sproporzionata, no? La battaglia, perché ciò vorrebbe dire andare a cambiare la normativa interna sulla possibilità di accesso per ragioni di sicurezza pubblica. Ciò vorrebbe dire andare da Google e dettare delle misure tecnologiche sui dati trattati con Google Analytics. Quindi, conformarsi rispetto a una sospensione di flussi, insomma, non è così banale.
Il provvedimento, in ultimo, ammonisce Caffeina Magazine rispetto al trattamento non conforme. E attenzione perché vengono dati 90 giorni a Caffeina Magazine. Entro questi 90 giorni, Caffeina Magazine deve comunicare quali iniziative avrà intrapreso per andare a conformarsi sostanzialmente al punto B e al punto C, che vi abbiamo appunto indicato. Quindi ci sono 90 giorni. Questi 90 giorni sono importanti. Quali sono le considerazioni da fare rispetto a tutto questo tema e quali possono essere le strade? Allora, intanto la prima domanda che bisogna farsi è: ma il provvedimento che riguarda il trasferimento dei dati effettuato tramite Google Analytics e accedibili da Google USA riguarda soltanto Google Analytics o introduce un principio generale all'interno della giurisprudenza privacy, riguarda tutti gli strumenti che comportano un accesso, un trasferimento dei dati negli Stati Uniti d'America e o in altri Stati membri? Faccio un esempio. L'azienda Alfa che utilizza come strumenti di posta elettronica Gmail è lo stesso principio di Google Analytics oppure no? Perché probabilmente è lo stesso principio. Anzi, senza probabilmente, è lo stesso principio. L'azienda Alfa sottoscrive probabilmente delle condizioni con Google Irlanda. In queste condizioni c'è scritto che il subresponsabile è Google USA. Quindi il principio è lo stesso. Quindi, qual è il secondo elemento? Intanto c'è da rendersi conto di quali sono non soltanto i trasferimenti dei dati se utilizzato, effettuato con Google Analytics, ma se ci sono altri trasferimenti dei dati effettuati su strumenti, su soggetti, su stati, scusate, extra-europei. Io lo dico questo perché se. Scusami, tenendo anche conto, visto appunto che negli ultimi mesi abbiamo notato che dove viene fatta magari una mappatura rispetto ai fornitori, non viene fatta però altrettanto rispetto alla subfornitura. Quindi di fare anche delle valutazioni rispetto alla mappatura che a sua volta il fornitore deve fare. Non perché, come ci dice qualche cliente, dice: ma se io devo andare allora al milionesimo, qui non si finisce mai. Il tema è questo, che se poi arriva un garante o arriva un controllo, si finisce subito, perché poi i dati vengono comunque sospesi i flussi e nel caso di specie gli è andata, tra virgolette, bene a Caffeina Media perché gli ha dato 90 giorni, al momento non ha sanzionato e è un primo caso che chiaramente scatena poi l'inferno. Nell'ipotesi in cui ora arrivino altri controlli su altre strutture e c'è un precedente e questo precedente comporta che se non ci si è fatti un'analisi al primo giro nel 2018 e non si è fatta nel 2020, Alessandro è un problema queste cuffie, non si è fatta nel 2020 e non si è fatta, Meno dovevo male sono le finanziare cuffie. delle nuove, ecco, esatto, a questo punto non ci sono più scuse, cioè quello che non è stato fatto prima, non è stato mappato, non è stato valutato, in questo momento c'è l'obbligo, veramente un obbligo, perché poi le sanzioni scattano e scattano pesantemente da andare a vedere anche tutta la filiera. Ecco perché poi c'è un tema anche contrattuale, come dopo vedremo, però non riguarda solo il fornitore, riguarda tutta la filiera da questo punto di vista. E in questo momento non c'è nessuna sensibilità, perché poi la realtà è anche questa, da parte delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, di avere una mappatura in tempo reale. Quindi da una parte, poi ti rilascio la parola, c'è il garante. E qui voglio essere critica, che si pronuncia e nell'immediato, perché 90 giorni da un punto di vista del business sono niente per andare a trovare delle soluzioni alternative o trovare delle garanzie, pretende che si abbandoni uno strumento che ormai è entrato nel DNA delle aziende con il quale lavorano normalmente, senza dare dei tempi che siano dei tempi più sostanziosi, senza dare delle alternative e soprattutto senza andare a trovare direttamente con Google delle soluzioni. Perché qui non si tratta di lasciare i titolari del trattamento da soli arrangiati, qui si tratta di andare a fare anche delle valutazioni su dei sistemi che coinvolgono economicamente e a livello di business le aziende italiane e poi anche quelle europee.
Quindi in questo momento, questi 90 giorni a cui è sottoposta poi Caffeina Media, sono 90 giorni che sono particolarmente risolutivi per tutti, perché noi ci aspettiamo anche che ci sia da questo punto di vista qualche intervento dal garante o che qualcuno alzi la mano sotto il profilo poi della reattività di Google per vedere in qualche maniera di andare a smuovere la situazione, perché se no si ritrovano in questa difficoltà. Noi, al di là delle nostre aziende, abbiamo parlato recentemente con chi basa tutte le analisi di business su questo strumento, è impossibile andare a fare una sostituzione totale in tempi brevi. Poi ora Sì, parliamo delle soluzioni. sì l'elemento, quello che ha detto Valentina, non è banale. Noi vediamo in concreto dove siamo consulenti di PO in supporto di PO con servizi, portali web, acquisti di piattaforme, eccetera, eccetera, che comportano il trasferimento del dato al di fuori dell'Unione Europea, spesso negli Stati Uniti. Noi abbiamo sempre raccomandato, ad esempio, di fare attenzione. Cioè, se è un servizio che è stato comprato post sentenza, noi abbiamo sempre detto attenzione perché c'è una sentenza, poi viene fuori qualcosa, è un problema. Però si trova in casa dei servizi che di fatto non sono conformi. Questo è quanto. Giusto, non giusto, il garante ha sbagliato, eccetera. Sì, di fatto quei servizi non sono conformi. L'ammonimento, è un ammonimento che c'è stato come prima volta. E la seconda volta, non so se è un ammonimento oppure una sanzione. Quindi, ricapitolando, intanto non focalizzarci, o meglio, intanto analizzare Google Analytics, perché comunque questo è un elemento, quindi capire se c'è, se non c'è, cioè, come è settato e così via. In parallelo, però, capire se ci sono altri trasferimenti, come diceva Vale, come surresponsabili o come subresponsabili, perché è tutta la filiera quella che rileva. Intanto intercettare anche se ci sono delle trattative o dei progetti o addirittura dei contratti in corso di sottoscrizione che possono comportare un trasferimento del dato extra al di fuori dell'Unione Europea. Perché probabilmente poi quelli andarli a giustificare post sentenza e post provvedimento è ancora più complesso. Questo ne parliamo da DPO, è troppo facile per un DPO fare una mail al marketing, all'amministratore delegato, dove si dice: guarda, c'è un provvedimento, Google Analytics non è conforme, deve essere dismesso. Questa è la strada facile, la strada che non è costruttiva per l'azienda, è la strada che è una mail che addirittura può creare dei problemi. Quindi non deve essere questa, sicuramente questa la strada. Intanto ci sono 90 giorni e questi 90 giorni intanto devono essere giocati, perché sicuramente si è dato un termine. Capiamo intanto quali sono le attività che in accountability possono essere messe in pratica, sicuramente. Una potrebbe essere, ad esempio, cominciarsi ad informare dal punto di vista tecnico e dal punto di vista del mercato, quindi fare delle riunioni col marketing o chi gestisce la parte e-commerce, se ci possono essere degli strumenti alternativi a Google Analytics che non comportano un trasferimento del dato all'estero. Si parla di un'accountability, io devo dimostrare quello che faccio rispetto a una consapevolezza di un'applicazione normativa. Se non riesco a dimostrare niente, evidentemente non sto facendo niente. Quindi fare delle riunioni col marketing per trovare degli strumenti alternativi può essere una prima pezza d'appoggio. Chiedere dei preventivi a dei fornitori che non trasferiscono il dato all'esterno dell'Unione Europea può essere una seconda attività, chiaramente da storicizzare. Queste naturalmente sono cose che possono essere fatte. Se l'azienda può star conforme, sicuramente dismette Google Analytics e si appoggia a un'altra piattaforma che non trasferisce il dato all'Unione Europea. Non è così banale, però. Sì, quello che diciamo noi, ecco, visto che poi ci sono anche diciamo, tra le aziende che partecipano, chi si occupa della parte di compliance, la parte legale. Allora, sicuramente che ci sia una tracciabilità dove un DPO o comunque chi si occupa della parte legale evidenzi la problematica e che dimostri che sia innescato comunque un tema di analisi all'interno dell'azienda. Perché in caso di controllo sono delle pezze d'appoggio che non sono banali assolutamente, perché c'è un tema di accountability, quindi io faccio delle valutazioni, è ovvio che ho di traverso la sciabolata di questa pronuncia verso Caffeina Media, che non può, quello che si diceva prima, cioè non è che perché si sono rivolti a Caffeina Media e ora sono problemi loro e non è problemi per chi ha lo strumento, però intanto la dimostrabilità che si sono innescati nei meccanismi di valutazione, perché poi a un certo punto c'è anche una tematica di bilanciamento economico, ok? C'è un garante, io insisto molto su
su questo aspetto, non perché appunto, come diceva Alessandro, il garante è più che razionale da un punto di vista normativo, però poi a un certo punto, quando si ha delle incidenze su delle tematiche di business economiche e anche dei tempi di reattività delle aziende, perché bisogna essere pratici, è ovvio che si possono porre dei problemi. Far vedere che questa mappatura è stata comunque in qualche maniera implementata, che si sono fatte comunque delle valutazioni, che ci sono state anche magari dei tentativi di risposta sotto questo profilo. C'è chi ha stimolato anche delle richieste verso Google Analytics stessi, se sono in corso comunque delle scelte alternative, se ci sono delle valutazioni di natura commerciale. Da questo punto di vista ci devono essere anche delle pressioni. Poi è ovvio che poi saranno scelte che vengono rimesse anche alla diciamo, politica aziendale di aspettare come dei bradipi 90 giorni e di vedere che cosa succede con caffeina, aspettare che l'autorità garante magari faccia il suo corso e poi intervenga, perché insomma a un certo punto l'autorità se deve castrare delle soluzioni, però si deve anche rendere conto appunto che dall'altra parte ci sta un mondo anche che, con il quale si può andare a trattare, perché in alcuni casi delle trattative sono state fatte con social media o altro, e quindi evidentemente qui c'è una fetta molto importante di business che viene coinvolta. Magari E arriverà magari Google, come si parla, se ne parla già un pochino, che arriverà Google con lo strumento che è conforme tecnicamente. Arriverà Google con lo strumento che è conforme. Quindi qui bisogna un pochino capire, siccome noi sappiamo che sono presenti anche i nostri clienti, comunque ci si aspetta sempre da un webinar del genere che comunque vengano fuori o emergano degli orientamenti. Qui le situazioni sono due, appunto: o aspettare e capire quello che può, al quale si può andare incontro da qui a settembre, anche se io sono molto diretta all'italiana, io credo che da qui ai 90 giorni che scadranno, essendo agosto nel mezzo, io dubito che ci siano delle reazioni da questo punto di vista, se non in corsa, in prossimità della scadenza dei 90 giorni o subito dopo i 90 giorni. Quindi uno può aspettare anche, cercare di capire che cosa succederà, accollandosi dei rischi, perché comunque i controlli in questo momento li stanno facendo, per cui non è detto che non vengano a richiedere, e torno a dire, non è solo un problema di Caffeina Media, attenzione, noi alle ispezioni stiamo partecipando. Questo tema di Caffeina Media è venuto fuori perché quando il nucleo operativo ha fatto l'ispezione, ha tirato fuori la sua lista di domande. Nella lista di domande, ovviamente, è venuto fuori anche tutto il tema. Ora, qui c'è stato un reclamo, ma nella lista delle domande e dei controlli viene fuori tutto un tema, ovviamente, di mappatura dei soggetti terzi. I reclami li stiamo ricevendo, quindi andando a incrociare quello che è un tema di controlli, di reclami o di controlli che nascono da reclami, è ovvio che il problema si potrebbe porre. Lì non c'è agosto che tenga, perché comunque ispezioni e reclami ad agosto non vengono comunque sospesi. Altrimenti andare a capire appunto quali sono i piani B, ma soprattutto frenarsi e fare delle analisi molto buone prima di andare a fare degli investimenti, perché un altro problema enorme è quello che dicevamo ora da ultimo. Qui si continua a sottoscrivere contratti perché noi lo vediamo con i nostri clienti, completamente avulsi dalla situazione attuale e quindi direzionati anche su trasferimenti extraeuropei che andranno a creare comunque delle vulnerabilità per le aziende e per gli enti. E quindi anche questo tema della prevenzione è un tema che deve essere portato in azienda. Per cui se oggi chi partecipa a questo webinar ha un tipo di funzione in azienda, probabilmente bisogna andare a implementare anche la cultura sulle altre funzioni, che sono quelle che forse selezionano determinate soluzioni di business all'interno della struttura, perché anche questo è un tema importante. Quindi purtroppo noi la sfera magica non ce l'abbiamo, ma abbiamo e applichiamo sui nostri clienti questa gradualità in modo da andare a capire intanto quali sono le vulnerabilità. Se ci fermiamo a un tema di Google Analytics, se è veramente imprescindibile rispetto alla realtà aziendale, se possiamo adottare un piano B e in un'accountability eventualmente quando possiamo andare ad adottare un piano B, perché anche questo è un tema molto importante di tracciabilità, di capire e di storicizzare che cosa deciderà di fare l'azienda eventualmente rispetto a una scadenza di un contratto, che potrebbe essere in questo anno, di contenimento di quello che è il rischio, piuttosto che di risoluzione contrattuale, perché anche questi sono elementi che vanno valutati. Interrompo un attimo perché sono giunte due domande proprio mentre stavi parlando. La prima si chiede, Google Analytics versione 4, come lo vedete? E poi ancora, ci sono dei software per la raccolta dei dati che ad oggi sono in linea con il garante della privacy europeo? Risposta alla seconda domanda è sì.
E sul discorso del 4.0 siamo al discorso di prima, cioè il garante è molto chiaro, cioè se non si esclude il rischio, il tema non è un tema di anonimizzazione sicura, strumento o altro, è un tema di esclusione del rischio, cioè se non è in grado il titolare di escludere il rischio da questo punto di vista, del poter andare a ricombinare da parte di Google i dati e di poterli andare a rendere identificativi, comunque sotto questo profilo il problema non si supera. Quindi per noi si pone esattamente lo stesso problema che ha posto l'autorità di controllo rispetto a Caffeina Media. Per cui anche a noi ce l'hanno sottoposto la versione, ma rimangono gli stessi dubbi su cui ha basato il provvedimento l'autorità garante, l'intervento l'autorità garante, quindi non sposta di un millimetro. Vale, facci sapere se ci sono altre Sì, al domande. momento no. Va bene. Ok, Alessandro, io direi siamo in addirittura d'arrivo. Allora, se ci sono altre domande che dovessero sorgere anche a seguito magari di confronti che fate internamente all'azienda, noi ovviamente siamo a vostra disposizione. Le slide saranno inviate dalla collega. Torno a dire, non guardate solo la punta dell'iceberg, perché noi è 2 anni che stiamo lavorando su questo tema del trasferimento all'estero e è estremamente all'estero, extraeuropeo. E è estremamente delicato e magari uno si concentra su un tema e perde totalmente l'attenzione su tematiche anche più corpose, magari e che danno maggiori esposizioni. Ricordatevi, non è solo una questione di sanzione, perché uno a casa propria può fare anche una valutazione di bilanciamento tra prendere una sanzione e continuare a utilizzare uno strumento, perché da questo punto di vista noi abbiamo assistito anche a questo, ma è un tema poi di sospensione del flusso e quindi di inutilizzabilità. Poi di quello che può essere lo strumento, che può essere intimato, che può far nascere comunque delle problematiche in questo senso. Io direi allora, se non ci sono altre domande, andiamo alla conclusione. Noi vi ringraziamo di aver partecipato come sempre. Speriamo di avervi dato comunque degli elementi di valutazione e anche magari degli stimoli a maggior confronto anche interno rispetto ai vari ruoli e che vengono tirate fuori le informazioni, che poi è sempre il grande problema nelle aziende di far circolare le informazioni per poter addivenire poi alle mappature reali e a ricostruire eventualmente quelli che possono essere i rischi. Una volta capiti i rischi, poi uno va ad affrontare quelli che possono essere soluzioni o accettazione del rischio rispetto a quello che è l'esposizione del titolare. Noi vi, Allora, domande Alessandro. live. L'ultima cosa, scusami, se ricevete una mail di cancellazione dei dati trasferiti da Google Analytics negli Stati Uniti non è spam, quindi dovete rispondere nei 30 giorni che dalla ricezione. Anche questo. Valentina, dicevi? Domande live. Ne sono, però dopo il webinar vi si aprirà la finestra con la valutazione della sessione, c'è una domanda aperta che potete scrivere eventuali dubbi, considerazioni, appunto richieste di approfondimento. Assolutamente, siamo a vostra disposizione. Bene, vi Buona giornata. salutiamo. Buon pomeriggio e buon lavoro. Buon lavoro, salve.